Qua stiamo montando la bandiera di servizio, si utilizzerà per smontare vari pezzi per revisione o manutenzione. La imbologniamo e poi quando è tutto pronto vediamo di tirarla in quota. Questa è una gru che ha una portata di 41 tonnellate ed è una macchina molto veloce a differenza del Rich Stacker. Poi è una macchina molto versatile perché ti permette di avere un ingombro ridotto, quindi di avere poco spazio di impegno sulla zona di carico e scarico. Può essere spostata, può servire questa linea, domani mattina può andare a servire altre linee perché essendo su gomma si può spostare liberamente il terminal come si vuole fondamentalmente. Non è vincolante come una macchina a cavalletto standard normale che lavora assoluta e che serve solo quella linea in cui è stata dedicata e costruita. Bella perché non è una delle solite gru a cavalletto, è motorizzata, un motore diesel, ha una cabina di comando in alto, quindi è già un po' più complicata rispetto a quelle che si vedono di solito. È un traguardo. Abbiamo le macchine Rich Stacker, questa però è la macchina più performante per soddisfare e accelerare i tempi di scarico e carico dei nostri treni. Il motore muove la parte, diciamo, da corrente al generatore, il generatore da corrente ad elettrovalvole che permettono l'apertura di tutto il circuito idraulico, quindi tutta la macchina può funzionare idraulicamente. Adesso questa macchina avrà anche un radiocomando wifi, quindi l'operatore potrà scegliere di lavorare o in cabina di comando, quindi nella cabina di comando a bordo, quindi sulla parte alta della struttura, con un posto di comando, quindi con dei manipolatori, oppure in alternativa potrà lavorare per terra con un radiocomando con dei joystick fondamentalmente, quindi può scegliere se vedere il carico dall'alto o stare vicino al carico, diciamo in basso, per essere più presente, quindi quando vengono fatte queste manovre.